A Palazzo Lascari si è cerimonia di premiazione dei vincitori della 32esima edizione del progetto di storia contemporanea. Il progetto 2013, promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha coinvolto 668 studenti, 21 ragazzi a titolo individuale e 647 suddivisi in 111 gruppi di 47 istituti superiori piemontesi. Gli studenti vincitori parteciperanno ai viaggi di studio con meta in alcuni significativi luoghi della memoria in Italia e in Europa. Noi del Liceo Cavalieri di Verbania abbiamo deciso di realizzare un progetto per il recupero del campo di Fossoli, perché ci ha permesso di coniugare il passato e quindi il ricordo della tragedia che insomma ha segnato profondamente la storia italiana con il presente e il futuro, e quindi con la consapevolezza che noi giovani diciottenni possiamo fare tanto per ricordare questa tragedia e per rendere migliore il nostro futuro. Io ho fatto un lavoro sulla cittadinanza, ho sfruttato il terzo titolo offerto dal Consiglio regionale in questo concorso e ho cercato di esprimere al meglio la mia situazione come cittadino straniero italiano di seconda generazione di origini straniere, e ho fatto un video per spiegare il punto di vista di un ragazzo marocchino nato qua. Il primo gruppo di studenti vincitori del concorso, dal 19 al 21 aprile, visita la Risiera di San Sabba a Trieste e le Foibe Carsiche in Slovenia. Sono 57 gli studenti provenienti da 10 istituti superiori del Piemonte. Io mi sento un po' una veterana di questo concorso perché sono anni che partecipo con i miei studenti e ne sono molto orgogliosa. In modo particolare quest'anno ritengo sia stata una cosa molto bella e molto importante che il Consiglio regionale del Piemonte abbia mantenuto questa iniziativa, visto che siamo in clima di spending review, come siamo soliti definirlo.